Salve a tutti, strambodi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestione e oggi siamo sempre in Moonlight Lovers e stiamo per iniziare la route di Raphael. Ad essere sincera, io non ho idea di dove state vedendo questo video perché, tipo, rispetto a quando lo vedrete, se lo vedrete, cose varie, tipo, penso saranno passati mesi. Vi dico soltanto che ora siamo a maggio, cioè. Siamo a metà maggio, quindi fatemi un attimo il conto. E per motivi di velocità, logistica e organizzazione, e proprio per il sistema dei punti bonus, devo giocare tutte le route contemporaneamente, tanto i punti non vanno a intaccare quelli di un'altra storia. E non so se vedrete tipo prima la storia di Vladimir, poi quella di Raphael, poi quella, non lo so, di Aaron, perché io vorrei farle un po' tutte. Non lo so, quindi siamo con la route di Raphael per ora e appunto vorrei iniziare a vedere come va. Se volete sapere un attimino qualcosa di più, vi lascio qui sopra il prologo di tutta la cosa in generale. E niente, io direi di iniziare la storia. Ricordiamoci che appunto dobbiamo iniziare il primo episodio e quindi noi eravamo cadute, ci avevano appena salvate, diciamo, eravamo cadute dal tetto e ci avevano detto scegli un ragazzo. Ok, inizia la storia. Yay, i miei PA bonus, grazie. Era la fine, stavo flottando in uno spazio buio e infinito. Una piacevole e rilassante svogliatezza mi aveva preso. Ma non avevo paura. Mi sentivo calma, soddisfatta, pacifica. All'inizio un odore dolce e floreale mi ha invaso il naso, poi ho sentito il peso di una coperta sul mio corpo e la morbidezza di un lenzuolo sotto le mie dita. Ero emersa dolcemente, lentamente, faticosamente dal vuoto e i miei occhi si aprirono con un lampo. Una presenza aleggiava sopra di me, forse avrei dovuto avere paura, ma in questo momento sembrava essere un angelo. Ti hanno salvata, diciamo. La stanza era avvolta nell'oscurità e la luce delle candele era difficile distinguere la figura che era lì ad accogliermi. Ma la sua mano delicatamente posata sulla mia spalla, la curvatura della sua schiena, il respiro superficiale che odorava di vaniglia, tutto in lui emanava benevolenza. Un sospiro di sollievo uscì dalle mie labbra, d'ora in poi sarebbe tutto andato bene. Ero morta e lui mi dava il benvenuto in paradiso, abbiamo un santo. Mi sono mossa leggermente per vedere meglio e la prima cosa che ho notato è stato il suo sorriso, caldo e rassicurante, morbido e preoccupato. Oh, sei fuori dalle braccia di Morfeo, prenditi il tuo tempo, lascia che il mondo venga da te. Ah, questo mal di testa, se qualcuno provasse a perforarmi il cranio si sentirebbe così, ne sono sicuro. Però, diversamente dal prologo, comunque, non posso, tipo, cambiare cose ogni singola volta, quindi rimarrà se qui voi vedete che comunque quando cambiano i colori cambia il personaggio. Sì, eccoti, dolcemente come un quadro che gradualmente prende forma sotto il pennello del pittore. Andrà tutto bene, vedrai. Beh, se sto soffrendo, non devo essere morta. Allora dove sono? Facciamolo con calma, sii educata. Un allegro ciao. Ciao. Sì. Sì, era allegro. Va bene, a quanto pare ho perso parte del mio cervello. Fantastico. Shh, ti spiego tutto, non preoccuparti, ma non dovremmo saltare le pagine di un libro solo per ottenere il finale più veloce, vero? Che carino. Mi chiamo Raphael e d'ora in poi ti accompagnerò. Raphael, il nome di un angelo. Non ho idea di che cosa stia succedendo, ma forse andrà tutto bene? Se vuoi posso iniziare a raccontarti la mia storia mentre il velo continua a sollevarsi, o desideri un po' di tempo prima di procedere? Un po' di tempo sarebbe bello, ma più di ogni altra cosa vorrei davvero alcune risposte alle mie domande. Allora lascia che ti dia un'idea di quello che è successo ieri, forse capirai meglio. Stavo leggendo in silenzio quando sono stato interrotto dal pandemonio, naturalmente mi sono precipitato ad unirmi ai miei amici. Qualcuno si era infiltrato nella nostra residenza e si era ed era imperativo che questa persona venisse scacciata. Quella persona era lei, signorina. Io segui la figlia dei proprietari che voleva entrare a casa mia. Questo è così prevedibile, non ho mai avuto la mia casa e non sarebbe cambiato. Sospettavo che tu non fossi una minaccia, ma non ho sfidato gli altri. Volevo essere certo che non ti avrebbero spaventato, possono essere giocosi a volte, soprattutto Beliat, e sarebbe stata solo una questione di minuti.
Trova la persona, parla con loro, fargli credere che non c'è niente qui e rimetterla sul sentiero verso il villaggio. L'abbiamo già fatto molte volte. Ma niente si è svolto come previsto. Ti sei imbattuta in Ivan, che si è lasciato trasportare e poi si è caduta. Sì, suona familiare, ma questo significa che... Aspetta, eri qui ieri, quindi sono ancora al maniero. Sì, forse avrei dovuto iniziare con quel dettaglio. Siamo stati in grado di... Beh, sono stato in grado di salvarti. Per meglio dire, sono stato in grado di aprirti le porte del nostro mondo. La sua voce divenne più solente e sentì il mio cuore battere forte, il mio stomaco affondare, il mio respiro restringere. Mi sentivo come se fossi al limite e che ne fossi irresistibilmente attratto. Il mondo si stava sgretolando sotto i miei piedi. Lascia andare. Posso percepire le tue domande e la tua esitazione. Per favore, lasciami spiegare. Ti ringrazio, sì. Penso che questa sia la prima volta che qualcuno è così premuroso nei miei confronti. Melanie è gentile, ma mi coccola sempre. Signorina, hai mai provato brividi mentre camminava nella notte? Hai mai avuto la sensazione che intorno a te ci sia qualcosa che non riesci a vedere? Strani rumori, sfuggenti tremoli di luce? Sì, qualche volta. Ho un bivio in fondo a un teatro. Come se ci fosse una festa a cui non sono stata invitata. Sei umana, potresti pensare che io sia cieco, ma in realtà sei tu che sei cieca, incapace di vedere la ricchezza del mondo intorno a te. Ma è solo una parte del tuo passato, da questo momento in poi farai parte del nostro mondo, scoprirai il lato oscuro della realtà. È in questo momento che ho sentito un'intima convinzione che la mia vita non sarebbe mai più stata come prima. Forse potrei finalmente essere me stessa, potrei finalmente essere libera. Niente più problemi quotidiani o discussioni senza senso, niente più obblighi assurdi e giustificazioni minuziose. Ma ho imparato in tenera età a non gioire troppo in ferita, ho ascoltato attentamente aspettando il pescato. Tutte le leggende che hai letto sulle creature della notte, storie di succhiasangue, storie di pericolo in agguato nell'ombra, sono tutte abbastanza vere. Sei qui, benvenuto nel mondo della notte. Un mondo nuovo. Sembra entusiasta, interessante. Un nuovo mondo da esplorare. Sono sempre stata curiosa e ho un sacco di domande a cui riesco a pensare. Capisco, per rispondere alla tua prima domanda, sono un vampiro. Come facevo a sapere che era la mia prima domanda? Ma aspetta, non ho potuto trattenere un singhiozzo di sorpresa, eppure, tuttavia, quest'aura maestosa, misteriosa. Avevo un desiderio irrefrenabile di passargli un dito sulla guancia per vedere se aveva freddo come immaginavo. È stato uno sforzo incredibile contenermi. Se sei un vampiro significa che lo sono anch'io. Cos'è successo ieri? Mi hai trasformato in un vampiro? Non esattamente. Vedi, il nostro mondo è complesso. Tra coloro che si nascondono agli umani ci sono i maestri della notte, i vampiri. Ma ci sono anche demoni e mostri che preferiscono vivere di giorno e rifugiarsi di notte. Perché, voglio dire, tutto questo è solo una leggenda e se non lo fosse, non ha alcun senso che vogliano nascondersi dagli umani. Non è sempre stato così, e ci sono alcune creature che sono abbastanza pazze da credere che dovremmo rivendicare ancora una volta il nostro posto tra l'umanità. Tu non sei d'accordo? No, il regno degli umani è iniziato molto tempo fa. Ricordi di un tempo passato? Ha una tristezza così profonda nella sua voce. Ma amo questo sontuoso declino, la lenta urgenza che ci spinge ad assaporare ogni momento piacevole come se il resto dell'eternità fosse un orribile tormento. Sembra tutto così magico. Sì, amo questa miscela di potere e fragilità, di bellezza e morte, di controllo e costrizione. Vedrai, il nostro mondo è affascinante. Affascinante, è una buona parola per tutto questo. Perché voglio credergli? Perché non ho paura? Forse puoi dirmi qualcosa di più su di te, sui vampiri, in modo che io possa capire meglio. Ovviamente, da dove cominciare? C'è molto da dire. Volevo solo che continuasse a parlare, che aprisse i miei occhi e il mio cuore. La sua voce morbida e liscia sembrava un dolce dondolio. I vampiri hanno poteri, possono volare. No, le nostre capacità sono leggermente migliorate, ma come tutti gli esseri viventi abbiamo le nostre debolezze. Luce del sole, aglio, argento? Sì, per quanto riguarda il tuo primo oggetto, anche se non bruciamo immediatamente. Allo stesso modo non uccidiamo se abbiamo scelta. Anche se il sangue. Quando abbiamo iniziato a parlare di sangue, ho notato che i suoi canini appuntiti gli sporgevano leggermente dalla bocca. Aveva l'abitudine di mordeschiarsi l'angolo sinistro del labbro. Non fatelo, non mordetevi le labbra che poi vi ritrovate senza. Altri probabilmente avrebbero paura di apprendere che i nostri incubi erano reali, ma non avevo paura, ne sono rimasta affascinata. I racconti e le leggende spesso ritraggono i vampiri come bestie idiote, come mostri, solo chi si perde finisce come tale.
Siamo più come maghi, permettiamo solo a coloro che ci circondano di vedere ciò che vogliamo che vedano. Come un velo sugli occhi, ti piace una foto sfocata? Non riesco a paragonarlo a una fotografia poiché non ho familiarità con questa forma d'arte, ma sembra che tu capisca. I morsi sono momenti effimeri e poetici, un momento di eternità in una vita controllata dalla logica e dall'utilità. Vuoi dire che non vedrai mai più il tuo... Spara, come li chiamo? Donatori? Lo evitiamo, un morso è un momento molto intimo e condividerlo con un essere umano più volte sarebbe complicato per loro. Perché sarebbe complicato? Cosa stai cercando di dire? Gli esseri umani credono che la personalità, l'anima di una persona, sia situata nel cuore. Si sbagliano, è il sangue che trattiene le nostre emozioni. Se un umano nutrisse un vampiro numerose volte, si perderebbe, forse diventerebbe pazzo. Con un calice è diverso, anche il vampiro dà qualcosa, condividono un legame unico. Con queste parole è venuto lentamente verso di me, come se mi stesse invitando a raggiungerlo, e il mio cuore iniziò a battere all'impazzata nel petto. Ho avuto l'impressione che stesse per darmi quello che avevo sempre sognato e in quel momento avrei fatto di tutto per restare con lui, ma è così carino rispetto a Vladimir, non dovrei fare questi paragoni, però è così gentile, mi scalda il cuoricino. Mia cara Sequi, questa unione incondizionata è ciò che condivideremo per sempre. Quindi questo è quello che ho sentito da prima. D'ora in poi sarai il mio calice, la mia fonte di vita, io sarò la tua guida in questo mondo, il tuo protettore. È quello che è successo ieri, mi hai trasformato. Tuttavia non mi sentivo davvero diversa, sono ancora me. Ci è stata offerta una scelta, per permetterti di morire o per salvarti, ti è stata anche offerta una scelta di chi fidarsi. Mi hai scelto e ne sono onorato. Io penso di ricordare. Perché balbetto la stanchezza, le emozioni? Sono emozionata anch'io. Non sforzarti di rivivere gli eventi di ieri più del necessario. Va tutto bene adesso, sono qui. Che carino. Ho cacciato via i miei pensieri oscuri e mi sono lasciata trasportare dal presente, assorbita dalla calda voce di Raphael. Raffaello, che cringe. Avrò tempo per pensare a tutto più tardi, quando avrò capito cosa mi aspetta. Allora, sono il tuo calice. Che cos'è? Non intendo essere una dispensa ambulante. No, certo che no, sei il capitano, sei il comandante, sei la regina, il mio destino è nelle tue mani. D'ora in poi dipendo da te per continuare a vivere, il tuo sangue è l'unico nutrimento che il mio corpo accetterà. Non puoi andare avanti senza di me. Fare di te il mio calice mi ha cambiato, è passato molto tempo che sono stato solo e ora non lo sarò mai più, sono alla tua mercé. La sua voce, le sue spalle curve, tutto dipende da me. Ma anche questo ti ha cambiato. Adesso fai parte della notte, la giornata sarà impegnativa per te e i tuoi vecchi amici diventeranno estranei. Tuttavia, Aaron mi ha detto che scoprirai te stessa più profondamente e sono certa che amerai la nostra famiglia qui. Siete tutti fratelli. Compagni di sfortuna, indipendentemente dalle nostre differenze, possiamo contare l'uno sull'altro e sarà lo stesso per te. L'orfanotrofio, erano tutti per se stessi, anche se Melanie era piuttosto carina. Era, perché sto parlando al passato? Ero lì solo ieri e allo stesso tempo sembra che sia un ricordo lontano e non buono. Avrei potuto ascoltarlo per ore e sembrava che fossero passati solo pochi minuti da quando mi ero svegliata. Abbiamo parlato tutta la notte e i primi raggi del sole si sono levati all'orizzonte. Ho visto Raphael sospirare mentre si voltava a guardare fuori dalla finestra. Il sole sta sorgendo, per oggi dobbiamo fermarci. Sembri esausta comunque. Ora che lo dice, è vero, mi sento completamente esausta all'improvviso. Ma non preoccuparti, abbiamo tutto il tempo per saperne di più l'uno dell'altro. Dormi bene, signorina, sogni d'oro. Domani sera, allora? Non me lo perderei. Che carino. Così è appena successo, penso di aver bisogno di un po' di tempo per pensare a tutto con calma. Spana, non c'è tempo per pensare. Non appena se n'è andato, è tornato subito. Scusa, dimenticavo, puoi restare qui se lo desideri, ma il maniero ha in serbo belle sorprese anche per te. Le chiedo solo di astenersi dall'entrare in nessuna delle nostre camere da letto. La privacy è molto importante per noi. Ognuno di noi ha bisogno di un giardino segreto tutto nostro. Ti lascio a te stessa, Sequi. Ti auguro un dolce sonno come una calda notte d'estate. So che sarà pieno di bei sogni. Sta sorridendo. Sembra capire che sto parlando del nostro tempo che abbiamo appena trascorso insieme. Che carino, mi riscalda il cuore. Quando è scomparso nei recessi del corridoio, mi sono sentita come se fossi appena mi fossi appena svegliata da un sogno meraviglioso.
Nelle mie orecchie la sua voce dolce continuava a risuonare e il mio cuore era leggero come una piuma. Avevo l'impulso di ballare, cantare e saltellare per la stanza con pura gioia. Oh, beh, va bene, cerca di calmarti, sei qui, cosa dovrei fare ora? Una parte di me era esausta, una doccia e sonno, un'altra parte di me era curiosa, anche esplorare il maniere allettante. Una volta che mi sono trovata nel corridoio, il mio cuore ha cominciato a battere forte. Per la prima volta da quando i miei occhi si erano aperti su questo nuovo mondo, mi sentivo persa, sola, vulnerabile. Ho trovato il bagno e mi sono rifugiata lì. Alla luce del giorno, le conversazioni della sera prima sembravano essere nient'altro che sogni. La mia mente era una grande sfocatura. Avevo i pezzi del puzzle, ma non riuscivo a metterlo insieme. Forse non volevo nemmeno. Ero in una stanza sconosciuta. Oddio, che cosa è sconosciuta? Oddio. Eseguendo meccanicamente i movimenti, spruzzando acqua fredda sul viso, pettinandomi i capelli, mi sentivo sorprendentemente bene. Meglio di quanto mi sia sentita da molto tempo, l'impressione di essere dove sono sempre stata. Immaginai di nuovo il viso di Rafael e mi sorpresi di sorridere allo specchio. Che carino! Non vedo l'ora di rivederlo. L'acqua mi aveva calmato e ho deciso che il tempo sarebbe passato più velocemente se mi fossi lasciata cadere in un sogno, in un sonno gradito. Ok. La vecchia porta di legno sembrava pesante e mi chiedevo quante persone come me l'avessero toccata sperando di trovare il riposo dall'altra parte. Sono tornata nella camera da letto che avevo scoperto ieri con un'irresistibile e meravigliosa sensazione di entrare in un confortevole bozzolo. Sono crollata sul letto, ma il mio spirito traditore si è rifiutato di interrompere il flusso dei miei pensieri. Ognuna delle parole di Rafael continuava a risuonare nella mia mente. Il mio cervello stava cercando di analizzare la fonte della mia instancabile gioia. Non è quello che ho sempre voluto. Hai sempre sperato una nuova vita, qualcuno con cui condividerlo. E improvvisamente il sonno mi ha sopraffatto, ma non ho sognato. Il mondo che avevo lasciato era già quello dei miei sogni. Quando mi sono svegliata, il maniero era di nuovo ammantato di notte. Sono saltata fuori dal letto. Potrei finalmente andare a trovare Rafael, ma dove? In biblioteca? I think? No. È su stanza? Però non si fa. Mamma mia. Uff, no, non lui. Dannazione, cosa dovrei fare? Oddio, e chi è? Voltati lentamente come. Ups, ho dimenticato qualcosa. Non lo so, sto sparando. Spero di non avere conseguenze, tipo nell'illustrazione. Sei qui, ascolta, sono Ivan. Ma che carino senza cappotto. Io. Aspetta, io. Mi dispiace. È come se non fosse la stessa persona di ieri. Cosa sta succedendo? Hai paura di me, capisco. Aaron vuole che ti stia alla larga e io. È solo che mi dispiace. Nessuno è in grado di controllarsi tutto il tempo. È vero, anche Aaron a volte si arrabbia, in realtà anche Rafael. Sono sicuro che sarebbe furioso se ti facessi del male. Aspetta, no, non è quello che volevo dire. Non preoccuparti, non ti metterò più in pericolo, lo prometto. Inoltre Aaron mi ha spiegato che il legame tra un vampiro e il loro calice è sacro. Cosa ti ha detto esattamente? È così simile a me, sono una persona così curiosa, parlerei con chiunque se ciò significasse che potessi imparare di più su qualcosa che mi interessa. E in questo caso voglio sapere di più su ciò che mi aspetta, potrebbe essere utile. Sono tutt'altro che un esperto, sai, ma da quello che ho capito è che i vampiri hanno codici, regole, voglio dire, alcuni di loro. Un calice è, per alcuni, proprietà del vampiro, una sorta di serbatoio che li rende più potenti. Ecco perché il vampiro può oscurare il calice se è troppo lontano. Cosa? Di cosa sta parlando? Aaron mi ha detto di aver visto rinchiudere un calice in modo che non venissero uccisi per sbaglio. Non è quello che mi ha detto Raphael, posso fare quello che voglio. Sarà qualcuno che voleva uccidermi e Raphael che mi ha salvato, penso di sapere a chi credere. Aaron ha detto che a volte potrebbe essere una partnership, uno scambio in cui il calice condivide la sua forza vitale in cambio di protezione. Forse è così che sarà con Rafael, voglio dire, hai scelto il più gentile del gruppo, questo è certo. Va bene, ne ho abbastanza, non so nemmeno perché parlo con questo ragazzo visto che stavo solo cercando Rafael. Abbiamo tutti i nostri momenti di rabbia, almeno questo è quello che credo. E con questo ora vado. Buonanotte e di nuovo mi dispiace. Ok, spero di aver dato le risposte giuste perché non ho idea. Guarda cosa abbiamo qui, la nuova ragazza di Rafael. Deve essersi dimenticato di chiudere a chiave la porta.
Per prima cosa, non sono la ragazza di nessuno. Pensi davvero che mi impressionerà? Sei un essere umano un po' meno commestibile della media, tutto qui, ragazza. Sequi, il mio nome è Sequi. E puoi chiamarmi maestro, o meglio ancora, non chiamarmi affatto. Ethan, questo non è davvero il momento per essere ancora più spiacevoli del solito. Spero che non creerai lo stesso circo che hai fatto con Ivan. È vero che ultimamente abbiamo servito come un rifugio per casi disperati. Se non puoi essere civile, forse dovresti andare, Ethan. Ah, finalmente siamo d'accordo. Non sprecherò più il mio tempo qui. Buona fortuna con il primo bagno di sangue, ragazza. Non ascoltarlo, Sequi. Non è sempre così. Il cambiamento deve essere difficile per lui. Era orribile e gli stai solo inventando delle scuse. Sei troppo carino. Cioè, sei troppo carino nel senso... troppo gentile, comunque. Non possiamo cambiare chi siamo, semplicemente essere la migliore versione di noi stessi. Ma vieni, staremo più a nostro agio in biblioteca. Non c'è luna nel cielo, dovremmo essere soli qui. Vladimir vorrà godersi il giardino, passa molto tempo in questa stanza, ma penso che la panchina fuori sia il suo posto preferito. Capisco perché. Ma io lo preferisco qui, amo il silenzio che regna in biblioteca, si entra come se fosse una chiesa, lentamente e rispettosamente. E l'odore della vecchia carta è magnifico. Restammo in silenzio per un momento. Contemplavo ciò che mi circondava e Raffaele era perso nei suoi pensieri. Non osai interromperlo. Scusa, di tanto in tanto mi viene un'idea e dimentico quello che stavo facendo. Dovrei essere qui per te e ti sto trascurando. Per favore, perdonami, Sequi. Come stai questa dolce notte? Mi sto abituando con calma ai cambiamenti, credo. Sono così maleducato questa sera. Questo momento non deve essere facile per te. Dopotutto, stai piangendo la tua vita precedente. E ti insulto chiedendoti se stai andando bene. Ricominciamo, per favore. Ma quanto è carino. Signorina, dimmi, cosa ti turba? La mia vita precedente? All'orfanotrofio con i miei vecchi amici. Mi è piaciuto. Capisco, so quanto possa essere doloroso cancellare il nostro passato, ma le persone che hai perso saranno sempre parte di te. Nessuno può portarti via i tuoi ricordi, saranno tuoi da custodire e proteggere, come un prezioso gioiello d'oro. Il peggio, la parte peggiore è che so di essere triste perché il mio cervello sta solo ricordando i bei momenti. Mi racconteresti una disgrazia? Forse questo potrebbe aiutarti. In generale non mi sono mai sentita a mio agio all'orfanotrofio. Ho sempre trovato l'edificio freddo e senza anima, non importa il numero di candele e immagini che ho messo nella mia stanza. Apri gli occhi, guardati intorno, ammira questo posto bellissimo, respira. È vero, qui sto bene, anche nella mia stanza, anche se ho appena scoperto il maniero. Hai il tuo posto qui, sei legata a questo posto e hai un'anima. Capisco il tuo dolore, ma cosa lo causa? Forse posso aiutarti, cambia qualcosa? Non lo so davvero, penso che la notte non aiuti. Non ci sei ancora abituata, ma lo sarai presto. Presto scoprirai che i raggi del sole distorcono e deturpano tutto ciò che toccano. Ma dimmi, cosa ti evoca la notte adesso? Sogni. Capisco, ricordo il momento in cui ho rinunciato alla luce. Ho dovuto imparare ad apprezzare il fascino della notte da solo. Non sarà così per te, sarò al tuo fianco. Sarò la tua guida attraverso l'oscurità. È strano, quando lui è qui mi sento bene e mi presta così tanta attenzione. È gentile da parte tua rassicurarmi. E fammelo fare di nuovo, Sequi, mio caro calice. Cialice? Cialice, sì, vabbè. Non posso miracolosamente riportare indietro il tuo passato, come un violinista che ripeterebbe lo stesso brano più e più volte per un mecenate esigente. Ma posso rassicurarti su una cosa, combatterò con tutte le mie forze per te. In modo che questo legame che condividiamo trasformerà la tua vita in un'opera d'arte degna di essere vissuta. In modo che ogni notte ti sveglierai con la voglia di vedermi e di imparare a scoprire. Così ogni giorno andrai a letto con la sensazione di aver vissuto l'avventura più bella della tua vita. In quel momento ho lasciato uscire un sospiro di sollievo. Nessuno mi aveva mai parlato in quel modo e mi piaceva questa sensazione di essere protetta, portata, sostenuta. Ho letto che il ruolo del calice non è sempre glorioso. No, non ti considero e non ti considererò mai inferiore a me. Vorrei che fossimo uniti, che sia una comunione. Capisci le mie intenzioni? Come due facce della stessa medaglia. Aspira un rispetto reciproco. No, più di questo, una morbidezza condivisa. Come.
Sembra che stia aspettando che io dica qualcosa, che continui la frase. Come un concerto che suoni da musicista. Sì, voglio che ci sentiamo liberi e connessi allo stesso tempo. Un uccello non può sempre volare. A volte dobbiamo tornare a riposare sui rami di un albero accogliente. Come ho detto, sono stato solo per molto tempo e ho pensato che sarei rimasto tale. Sono rimasto molto sorpreso dalla tua scelta. Ma il destino mi ha fatto un regalo magnifico e non conto di sprecarlo. Non sai mai quando il favore cambierà e perderai qualcosa che ami. Cosa significa? Pensavo che non potremmo vivere l'uno senza l'altro. Abbiamo una tela bianca davanti a noi e dovremmo fare uno schizzo insieme di ciò che vogliamo fare. Sono stata sopraffatta dalle sue parole e dalla sua gentilezza. Non ero sicura di aver capito tutto, ma l'ho trovato bellissimo. Le lacrime si stavano formando nei miei occhi e stavo per muovermi per asciugarle quando mi resi conto che non potevo vedere la linea bagnata tracciata sulla mia guancia. E in quel momento che, nonostante le mie paure e i dubbi, ho deciso di concludere il primo volume della mia vita e iniziare il secondo. Sapevo già che sarebbe stato pieno di amore e poesia. Abbiamo molto tempo per imparare gli uni dagli altri. Ti piacerebbe passare un po' di tempo qui con me, leggere fianco a fianco? Lettura, puoi, intendo. E ti starei chiedendo come faccio a leggere considerato la mia cecità, ho ragione. Quindi è cieco, non pensavo fosse il tipo da indossare una benda solo per lo stile. È che avevo paura di parlarne. Sono sempre più libri in braille. Significa che leggi con le dita, giusto? Non ho molta familiarità con il braille. Sì, adoro questo modo di usare il corpo per leggere, te lo mostrerò qualche volta se vuoi. Mi piacerebbe, e la biblioteca sembra stravagante. Sì, Vladimir fa un grande sforzo per fortificarlo corrompendo Beliet per riportare i libri dalla città vicina e dirò che ha avuto un discreto successo. Ma ti lascerò scoprirlo da sola. Mentre Raphael prendeva in mano un libro che aveva già iniziato, facendo scorrere le dita sulle pagine, io mi diressi verso gli scaffali. Di solito mi piace sfogliarli, ma questa volta ho scelto uno dei primi tre titoli. Oh, Bonheur des Dames. Una storia d'amore, da quello che posso raccontare. Presi il libro dallo scaffale e mi sedetti sulla sedia. Per qualche minuto ho semplicemente fissato la copertina, felice di trovarmi in questo ambiente rilassante in compagnia di Raphael. Poi sono stata assorbita dal testo e ho perso la cognizione del tempo. Dopo un po' sono rimasta sorpresa quando ho capito che era proprio accanto a me. Da quanto tempo mi era stato così vicino da non avere il coraggio di interrompere la mia trance? Posso chiederti cosa stai leggendo? La storia di una vita che cambia con un incontro. Capisco, ma non dovresti giudicare il libro dal suo contenuto. Anche la sua forma può dire molto. Se è un vecchio manoscritto, un libro nuovo o una bozza, posso? Mentre la sua mano si protendeva per prendere il libro, sfiorò la mia. Era il nostro primo contatto ed è stata come una scossa elettrica. Che carini. Il mondo era diventato pallido e ovattato, ma all'improvviso il suo cuore ha risuonato ovunque nel mio corpo e ho sentito il suo desiderio. Per me e per il mio sangue. Il bisogno di nutrirsi la fame fiammeggiante che viveva nel profondo del suo stomaco. È durata malapena una frazione di secondo, poi ha tolto la mano e il mondo è tornato alla normalità. Che carine, bellissimo, adorabile. Oh, mamma mia, che grazioso, mi piace tantissimo. Sì, mi sta lentamente prendendo il cuoricino, aiuto. Chissà come sono gli altri. Un bel libro, le pagine sono morbide. Ma perché non sta parlando di quello che è appena successo? Ha provato la stessa cosa o non ha sentito niente? Il libro è in ottime condizioni, qualcuno se ne è preso cura. Sì, ogni oggetto ha un'anima, ma la puoi vedere solo se presti attenzione al suo rapporto con il mondo, con il corpo. In realtà, diventando un calice, dovresti anche cambiare in questo modo. Vladimir ha detto che non avrai lo stesso appetito, in particolare. Non dovresti preoccupartene. E tu non hai fame, Raphael? Mi hai preso alla sprovvista. Certo, ho bisogno di nutrirmi e il tuo sangue è vitale per me, ma non sono un animale incontrollabile. Voglio lasciarti un po' di tempo per adattarti a tutto. Per ora hai già molte nuove emozioni da domare. Sei davvero molto premuroso a pensare a me in questo modo. Posso essere completamente onesto, sto anche aspettando me stesso. Il primo morso sarà un passo importante nella nostra relazione. Vorrei che questo momento diventasse un bel ricordo, l'emblema di un accordo armonioso. Non ci avevo pensato. Ma non preoccuparti, quando arriverà il momento che verrai a me e io attingo la tua forza vitale, sarà per te un'esperienza leggera e euforica.
Poi poco a poco diventeremo uno, avrai così l'esperienza di un piacere che non hai mai conosciuto, un'ebbrezza che ti porterà via come un uragano. Wow, ho caldo all'improvviso, spero di non essere completamente rossa, potrebbe percepirlo. E io sarò lì per prenderti, per riportarti dolcemente alla realtà una volta che i miei bisogni saranno stati soddisfatti. Non lo immaginavo così. Sì, così sarà, te lo prometto, sei qui. E hai ragione, devo prepararmi e spiegarti le cose. Penso di aver letto una poesia da qualche parte che potrebbe illuminarti. La cercherò, il libro deve essere nella mia stanza e la notte è quasi finita. Non preoccuparti, ho perso la cognizione del tempo. Possiamo rivederci domani? Certo, il mio calice sarà tutto tuo. Fino ad allora riposati bene. Scomparve in un istante, lasciandosi dietro il suo delicato profumo floreale. Il mio cuore batteva velocemente ed ero senza fiato. Ero sopraffatta e non sapevo perché. La biblioteca era la stessa, perso tutta la calma. Le sue parole mi avevano fatto venire una sete che non sapevo spiegare. Considerando quanto mi sentivo debole, sarebbe stato meglio non rischiare di imbattersi in uno degli altri abitanti del maniero. Devo essere discreta mentre salgo le scale. Un bagno mi aiuterà a chiarire i miei pensieri. Andiamo in bagno. Immergendomi nel bagno bollente sono diventata impaziente. Le mie dita corsero sulla superficie dell'acqua, creando vivaci ondulazioni. Il caldo e i sali da bagno non mi stavano calmando. Il mio spirito indeciso si alternava vigorosamente tra euforia e sensazione di impotenza. Cosa mi stava succedendo? Una cosa era certa: da quando ho visto Raphael per la prima volta, mi sono goduta ogni momento con lui e ho odiato ogni momento senza di lui. Più questa idea mi girava in testa, meno aveva senso. Non sapevo niente di Raphael e sono sempre stata indipendente, solitaria. Una volta che l'acqua divenne tiepida, un'altra spiegazione germogliò nella mia mente. Forse la tempesta di sensazioni che stavo vivendo era dovuta al mio ruolo di calice. Sembrava strano perché Raphael non aveva parlato di questo, ma non poteva essere nient'altro. Questo pensiero continuava a ripetersi ancora e ancora. Quando l'acqua fu fredda, i dubbi della mia mente iniziarono ad interferire con il mio cuore. La mia euforia era prova di un amore emergente. Sì, sicuramente. Finisci il capitolo, no? Vabbè. Ma mancavano tipo tre cose. Vabbè, capitolo 2. Allora, io direi di andare qui. Allora, come capitolo, allora diciamo che Raphael è tipo un dolcino, cioè troppo carino, troppo gentile. Questa cosa mi piace tantissimo perché comunque, cioè, non lo so, a pelle mi piace tanto, tanto, tantissimo. Non è che sia tipo di quelli. No, non è tipo Yun, ok? Che è sì, buono, carino, gentile, però è noioso. Cioè, Raphael mi intriga parecchio. E non è nemmeno tipo Lisandro, che è tipo. Non lo so, strano. E secondo me, giusta combinazione, mi piace tantissimo, per ora è fra i miei preferiti, appunto, Raphael. Mi piace proprio il suo modo di fare, anche perché è l'unico intelligente che ha saputo come trattarci, almeno all'inizio. Una persona sana di mente che anziché dirti: ah, sì, sei il calice, ok, va bene. Ti ha dato una spiegazione, ha cercato di calmarti e niente, secondo me questa cosa è wow. E niente, per il resto, niente, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!